grande cinema industria. Vai, applauso, applauso. Allora, prendiamo posizione. Introduce la mia. Quando parliamo ci diamo una mascherina una volta. No, io ce la metto la posizione. Dunque siamo a Ostia, via dei Battelli 12, l'apertura ufficiale nuova sede di Forza Italia. Ho qui vicino a me la mia sinistra Renzo Pallotta, che è il coordinatore del 10° municipio di Forza Italia, a mia destra il senatore Maurizio Perpelli, che è il commissario di Forza Italia, e a mia destra, a mia sinistra, c'è l'onorevole Paolo Parelli. Io mi chiedo un amico di Ostia, avendo qui portato la fine del quadro da un grosso centro sportivo e quindi avendo aperto questo discussione. Prima di passare ai contenuti di questa inaugurazione, volevo dire qualche cosa su Renzo Pallotta, che è un politico esperto, che negli ultimi anni si è anche un pochino allontanato, diciamo che usare il termine che oggi va di moda, si è un po' distanziato dalla politica. Poi, recentemente è tornato con forza e determinazione con questo nuovo incarico di coordinatore di Forza Italia. Ecco, proprio lui che fa gli onori di casa stasera, voglio chiedere quali sono state le motivazioni che lo hanno spinto su questa strada. Ma grazie. Ma sì, come diceva lei, sono 4 mesi che sono ritornato, che sono sceso in campo di nuovo, perché una sera incontrando l'onorevole Barelli e il senatore Gaspare, abbiamo fatto un discorso e alla fine, parlando delle problematiche del territorio, parlando delle defezioni che ha avuto il nostro partito, mi hanno chiesto di riorganizzare il partito locale e di ricoprire la carica di coordinatore. Io ho accettato molto volentieri, di tutto perché mi sembrava una cosa conseguenziale. Sono stato l'ultimo assessore di Forza Italia nell'ultima giunta di centrodestra che c'è stata in questo municipio. E poi sicuramente anche un discorso affettivo, perché io mi sento legato a questo partito, la mia storia è legata alla storia del partito, ne condivido le battaglie di valori, per cui non appartengo alla categoria dei politici che cambia partito leggendo i sondaggi, per cui ho accettato molto. Ecco, ma e adesso come siete mossi? Che squadra ha trovato, quale sarebbe la situazione attuale? Nonostante, dicevo, sono appena 4 mesi che ci siamo costituiti, abbiamo fatto, lo dico immodestamente, un grosso lavoro. Abbiamo incontrato il mondo dell'associazionismo, abbiamo incontrato gli imprenditori, abbiamo incontrato i sindacati. Abbiamo poi itinerato perché la sede ancora non era pronta, per cui una volta eravamo ospiti di un amico, una volta dell'altro, però il lavoro è stato fatto, abbiamo fatto un direttivo con persone di altissimo livello, poi quando sarà il momento vi presenterò, per cui non mi pare il caso fare i nomi oggi, ma grandi professionisti del territorio, ognuno nel suo settore grande professionista, per cui una bella squadra. Abbiamo diviso il municipio in 10 zone, questo è un municipio con 151 km quadrati, più grande di Firenze, di Torino, di Bologna, per cui abbiamo sentito l'esigenza di dividerlo in 10 zone. E ogni giorno noi abbiamo dei gruppi di amici che ci segnalano i punti di debolezza, le criticità, per cui lavoriamo in questo modo qua. Stiamo lavorando sul programma, che condivideremo poi con gli alleati, stiamo lavorando anche su una lista. E poi abbiamo creato questa struttura che fino a pochi mesi fa era un magazzino, oggi è abbastanza accogliente. Sarà la nostra casa, purtroppo non possiamo fruirne perché in tempi Covid, ecco, siamo distanziati, non possiamo fare grandi riunioni, però sarà una casa accogliente per il futuro e per il momento, ecco, dobbiamo arrangiarsi per quello che vuole. L'organizzazione credo di capire che è capillare sul territorio, quindi una presenza costante. Volevo anche segnalare, no, questo ragionamento che potrò fatto, che quali potessero essere in realtà gli obiettivi, che tu non hai parlato di obiettivi. Gli obiettivi, sì, il primo obiettivo
comune dell'amministrativa di Roma nella primavera di quest'anno. È un obiettivo importante, anche il più vicino. Io mi auguro che Roma sarà liberata come nel 44 da questa sciagura. All'epoca fumo liberato dai nazifascisti, oggi mi auguro che saremo liberati dall'incompetente e dagli incapaci. Per cui però, ecco, rimanendo su questo argomento, proprio anche se siamo convinti di vincere le elezioni in questo municipio, stiamo preparando, stiamo organizzando una scuola di politica, un corso di politica con tanto di attestato finale che ci permetterà, sarà aperto a tutti, ma ci permetterà di formare una classe politica che sarà in grado di dare risposte sul territorio, perché è questo che oggi manca, manca la politica. Per cui al momento dobbiamo arrangiarci per tutto quello che faremo da adesso in poi, quello che abbiamo fatto prima, purtroppo lo stiamo facendo da remoto, con l'aiuto delle piattaforme informatiche, come questa attuale che stiamo sfruttando adesso. Sì, scusi Paolo, ma per accedere, se io simpatizzanti degli amici di Italia, scritti, per accedere alla sede, ci sono delle particolari modalità, ci sono dei giorni di ricevimento, degli orari in cui possono accedere? Dunque, il giorno che abbiamo deciso è il martedì, dove noi ci vediamo, ovviamente in numero ridottissimo, e useremo queste piattaforme informatiche. Per quanto riguarda l'incontro con la gente è molto più problematico, ma ci stiamo attrezzando anche per quello. Sì, noi già abbiamo un gruppo di persone, abbiamo un gruppo di persone già con la mia diritto, con le mail, circa 100 persone che già abbiamo in portafoglio. Per cui già ci siamo organizzati in questo senso. Però, per farla breve, noi abbiamo fatto forse una forzatura a inaugurare una sessione in questo modo, perché mi rendo conto che in tempi Covid è un po', però l'abbiamo fatta perché è un messaggio forte alla gente. Forza Italia in questo territorio c'è ed è più viva che mai. Ecco, questo è il motivo principale. Maurizio Gasperini, che cosa ti aspetta da Ostia? Oh, io mi aspetto molto da Ostia. Intanto io ne ho fatte tante nella vita. Non mi era mai capitato di inaugurare una sede via social. Qui siamo in 4-5, più o meno distanziati, mi sposto per evitare critiche, e altri amici sono passati, sono rimasti per la strada, si sono tenuti a distanza, non politica, ma come dire sanitaria. Io la dico in breve, quando sono stato nominato alcuni mesi fa commissario di Forza Italia Roma, con l'impegnativo compito di rilanciare questo partito senza il quale a Roma il centrodestra non vincerà le elezioni comunali. Le nostre idee, la nostra cultura di governo, il nostro radicamento, la nostra energia fanno la differenza. E allora ci stiamo riorganizzando con molta umiltà. Io, come dire, sono in politica da tempo, sono parlamentare anche diciamo con qualche responsabilità sulle spalle, ma quando mi è stato chiesto da Berlusconi e da altri amici, da Tajani e anche Paolo Barelli, che ringrazio perché è uno di quelli che con i fatti mi aiuta in questa impresa, ho ritenuto che fosse mio dovere, per l'esperienza, per la solidità e anche per la pazienza, prendermi questo carico che mi ha portato anche oggi, prima di venire a Ostia, ad esempio, andare a Vermicino, una zona molto periferica di Roma, per ricostituire il coordinamento del sesto municipio e quello del quinto municipio. Pensate, prima diceva Renzo Vallotta, Ostia è una città più grande di tanti capoluoghi di provincia. Il quinto e il sesto municipio hanno più abitanti del Molise. Quindi noi dobbiamo lavorare molto su Roma. Ostia è una gemma per Roma. Prima di venire a inaugurare questa sede sono andato sul lungomare, che non è vero che è blindato col muro, che non si può accedere, ci sono larghi settori verso il ponente, verso il porto, dove i cittadini possono liberamente accedere. Altrove ci sono delle imprese storiche, orgoglio di Roma e di Ostia, gli operatori del turismo, dell'accoglienza, del mondo balneare, a cui va la mia solidarietà di lavoratori e operatori. Ostia è una sfida affascinante perché è una città, noi nel nostro programma rivendicheremo una maggiore autonomia per Ostia, che deve anche pensare al suo futuro. La città qual è? E voglio anche che si risvegli l'orgoglio di Ostia. Ostia non è quella delle bugie mediatiche. Oggi noi inauguriamo questa sede, mentre riparte l'ennesima serie televisiva, di infangamento di questo territorio. Vergogna!
quelli che fanno i soldi delle grandi Ostia. Ostia è una terra di lavoro, è una terra di impegno, di professionisti, di artigiani, di commercianti, di operatori balneari che soffrono più di altri la crisi, perché questa città, il lavoro autonomo, le imprese e una realtà di accoglienza e di turismo soffrono ancora di più di altri territori, perché molti sono anche dipendenti pubblici, persone che forse hanno maggiori garanzie in questo momento di difficoltà, ma ci sono tanti che fanno parte di quella parte non garantita di italiani che stanno soffrendo questo scenario. Quindi io voglio proprio ringraziare Paolo Barelli, con il quale abbiamo ripreso questo percorso su Ostia, Maurizio Perazzolo, che incontrai cercando di rimettere la sua esperienza di imprenditore, di uomo dello sport, di uomo anche della politica e del territorio, per i ruoli che ha svolto e che potrà continuare a svolgere, e di impegnarsi. E poi con Pallotta, un uomo solidissimo di questo territorio, che io apprezzo per lo spirito concreto con cui, insieme ad altri amici che in queste settimane abbiamo incontrato fin quando gli incontri si potevano svolgere in maniera un po' più ampia, che sono esponenti storici di questo territorio, che insieme a nuove generazioni lo possono rilanciare. Ostia è una risorsa per Roma e per l'Italia, non è quella realtà che anche in queste ore si continua a denigrare. Si dicono bugie, l'amministrazione capitolina che chiuderà il suo percorso dopo un fallimento quinquennale ha fatto della denigrazione di Ostia uno dei suoi biglietti da visita. Noi siamo qui al contrario, a Ostia ci saranno i problemi che ci sono tutto il mondo. Non è che il mondo è perfetto, ma non è ciò che è stato detto. E quindi io, siccome sono anche legato con tutte le persone che vivono a Roma, a questo territorio che a tutti ci ricorda anche stagioni di turismo, di mare, di infanzia, o anche le frequentazioni della politica, quindi noi siamo qui per dire che siamo una sede, la si inaugura via Facebook, ringrazio quelli che ci stanno seguendo e che mandano messaggi e quant'altro, sono diversi, sono parecchi e vi ringrazio, seguiteci, perché noi ripartiamo. Noi entro il mese di novembre chiuderemo la prima fase del tesseramento di Forza Italia, avremo una piattaforma programmatica che stiamo già definendo sui temi degli anziani e della salute e della qualità della vita, sui temi della casa, sia per quanto riguarda le aspettative dei consorzi, di periferia senza risposta, dei 270.000 condoni senza risposta a Roma, della rigenerazione urbana, temi con Barelli abbiamo affrontato, quindi il tema della casa è declinato in varie dimensioni. E poi l'aspetto ambiente, diciamo, rifiuti, trasporti, sono tre questioni collegate, perché se i trasporti funzioneranno meglio ci sarà meno inquinamento, e se la gestione dei rifiuti non sarà affidata ai cinghiali e ai gabbiani, perché oramai la Raggi ha affidato ai gabbiani e ai cinghiali la gestione dei rifiuti che si rimangiano, e non so se la nuova ama della Raggi, noi vogliamo ridare delle risposte concrete. Forza Italia c'è, Forza Italia fa la differenza, la fa a Ostia, la fa a Roma, la fa in Italia. Ringrazio anche Antonio Tajani per il supporto quotidiano che mi dà, e tanti nostri dirigenti, militanti, e Silvio Berlusconi, che certamente sarà in campo con noi anche in questo percorso. L'ho sentito ieri e mi ha detto: cosa dobbiamo fare? Gli ho detto: arriverà il momento che tu dovrai parlare ai romani, ai cittadini di tutto il territorio, anche alle famiglie, alle imprese di Ostia, per essere accanto a noi. Forza Italia ha anche delle sue proposte, noi abbiamo detto: non dimentichiamo nulla, ma abbiamo messo in campo uomini con capacità di governo. A Roma non basta una persona, serve una squadra. Noi abbiamo un uomo come Paolo Barelli, che di grandi eventi nel mondo dello sport, non solo della politica, di cui è alfiere, ha portato grandi eventi a Roma, li porterà nel campo del nuoto e dello sport. Questi hanno fatto scappare le Olimpiadi, vogliono fare scappare gli internazionali di tennis. Roma e il suo litorale hanno bisogno di turismo, di presenze, di eventi. E noi abbiamo delle idee, lui ha delle idee anche per Ostia. Abbiamo in campo persone come Tajani, servono fondi europei, risorse di cui si parla. Tajani è il più autorevole esponente del Parlamento europeo, chi meglio di lui può aiutare Roma e l'Italia. Abbiamo Gianni Letta e Bertolaso, due non iscritti a Forza Italia, ma Gianni Letta è una città che deve essere la grande bellezza, non la grande monnezza, può aiutare Roma nella cultura, nell'arte, nella rassegna del cinema, il teatro dell'opera, tanti eventi. Guido Bertolaso, nel momento di così drammatica emergenza, è una risorsa per il Paese, che ha fatto gratis ospedali a Milano, ad Ancona, per amministrazioni di diverso colore, perché non può essere una risorsa per Roma? Il sottoscritto ed altri pure sono in campo. Non chiediamo niente, diciamo che dobbiamo mettere
le energie migliori di Forza Italia e della nostra area al servizio di Roma. Avere una conferenza programmatica fisicamente o in via virtuale organizzata entro novembre, siamo tutti condizionati da un fatto di cui si parla poco, perché vedete, si parla giustamente del commercio, dei bar, dei ristoratori, il mondo dello sport, delle palestre, delle piscine, a cui va anche da Ostia la nostra solidarietà, il mondo delle imprese balneari, adesso ovviamente in una fase stagionale di fermo, ma ha sofferto molto nei mesi passati. Ma guardate, tra le cose sospese c'è anche la vita democratica. Sono vietati i convegni, qui siamo in 4-5, come dico, con prudenza e nel rispetto delle regole, con la mascherina, perché non vogliamo violare le regole. Ma la democrazia, l'associazionismo è qualcosa che non ci deve essere strappato per sempre. Questo virus venuto dalla Cina, da un paese che ci dovrebbe risarcire tutti quanti, non può uccidere la libertà, la democrazia. Ecco perché mi fa piacere, mi fermo qui, partecipare a un evento, come dire, insolito, però nella vita politica ci è capitato di parlare sui camion, sui trattori, sulle spiagge, sotto gli ombrelloni, nelle metropolitane e sugli autobus. Ma l'inaugurazione di una sede via social è una novità, però dimostra combattività, modernità, determinazione. Concludo dicendo che l'orgoglio di Ostia è l'orgoglio di tutti. Io non vivo ad Ostia, ma conosco questa realtà ovviamente da tempo, ne conosco le potenzialità, le passioni, le sofferenze. Ne contesto la criminalizzazione mediatica e le menzogne anche cinematografiche che si rinnovano. C'è una Ostia del lavoro, del turismo, dell'accoglienza, della storia che noi vogliamo riproporre e sarà un pezzo fondamentale del percorso di Forza Italia. Grazie quindi agli amici che ci seguono via social, a quelli che in queste settimane ci stanno aiutando a organizzare liste, presenze, parlare con le categorie, coprire il territorio. Ostia non è solo Ostia, e poi c'è Bitinia, e poi c'è Casal Palocco, e ci sono tante zone importanti. Grazie a Paolo Barelli, grazie a Maurizio Perazzolo, grazie ovviamente al nostro conduttore, e grazie anche all'amico Renzo Pallotta, che è veramente una persona solida. Oggi la politica ha bisogno di serietà e solidità. Il tempo degli improvvisatori lo abbiamo già vissuto e lo stiamo ancora vivendo con un governo di analfabeti. Non si può improvvisare. Forza Italia c'è e offre serietà. Grazie a tutti. Cittadino e giornalista di Ossia per questa difesa a spada tratta di Ossia, che è una difesa che non vediamo tutti quanti di Ossia da Ossia da questa ma allora cosa dire dopo queste cosa dire dopo le belle parole di Maurizio? Innanzitutto personalmente Paolo Barelli ama Ostia, non lo dice ora, ma lo dice e lo fa da tanti anni. Credo che Ostia sia una risorsa importantissima per Roma e per l'Italia. Vi assicuro che nel mondo, che in Europa, negli altri paesi, nessuno sa bene che Ostia è una parte importante di Roma. Coloro i quali atterrano a Fiumicino imboccano la strada per Roma Centro e non sanno che ci sono le sette meraviglie ad Ostia. Non solo per quanto concerne il mare, per quanto concerne i più belli stabilimenti d'Europa, stabilimenti balneari. Pochi sanno e poco è sfruttata la bellezza di Ostia Antica. Pochi sanno e pochi si rendono conto del tesoro che rappresenta Ostia Antica, che è il secondo sito archeologico del Tirreno dopo l'ambito di Pompei. E quindi ci sono delle cose importantissime da valorizzare. Quindi il motivo, credo, che ha spinto Renzo Pallotta insieme ai suoi amici, insieme a Maurizio Perazzolo, di rituffarsi in questa avventura, prima che essere, diciamo, un progetto politico, è un progetto d'amore nei confronti di Ostia. Questo è la nostra cosa.
e pensiamo che fino ad oggi Ostia è stata, diciamo, un via via della politica non di prima fascia della città di Roma, e è stata sempre considerata erroneamente un po' la cederetto. Ecco, io credo che il progetto e il compito che ha Renzo Pallotta insieme a tutti i suoi amici, il compito che dovremo svolgere utilizzando al massimo questa sede è proprio dimostrare coi fatti e non con le chiacchiere come hanno fatto gli altri l'affetto, l'amore, la volontà di portare Ostia in prima pagina delle attività socio-economiche della nostra capitale. Con questo, sapendo di avere a che fare con persone, con gente del fare e non del chiacchierare, io sarò qua, ma non soltanto oggi e domani, ma c'ero anche ieri e l'altro ieri, per dare il mio contributo. Quindi grazie a tutti e viva Renzo Pallotta, che con la sua determinazione ci dirà tutto il suo lavoro. Ecco, noi siccome siamo gente, diciamo, moderata, che cerchiamo di non, come si può dire, strumentalizzare o di non favoreggiarci, ecco, non avevo detto ciò, non avevo detto questo. Io ricordo quando nel lontano 2007 c'erano i cartelli, c'erano alcuni che strumentalizzavano, come se il polo natatorio di Ostia doveva essere, diciamo, il progetto per inquinare le attività sociali, sportive, edilizie. È diventato un gioiello. Vi assicuro che oggi Ostia, nel mondo dello sport, non nel mondo dello sport in generale, in particolare in tutti i continenti, è conosciuto anche perché c'è il centro natatorio, il polo acquatico di Ostia, che ha ospitato squadre russe, squadre canadesi, squadre tedesche, squadre svedesi, ahimè squadre cinesi dopo il ragionamento che abbiamo fatto, ma noi lo sport ospitiamo tutti, provenienti da tutto il mondo, nelle discipline del nuoto, del nuoto sincronizzato, e il mare di Ostia è stato, diciamo, l'ambito dei campionati mondiali di nuoto di gran fondo, a dimostrare che il mare di Ostia è limpido e accogliente, che le spiagge sono pulite. Bene, nel 2022 mi auguro che, diciamo, ci siano la possibilità, ma sono prudente, voglio chiamare la certezza, di avere il Lido di Ostia ad ospitare le gare dei campionati europei di nuoto di gran fondo, che sarebbero la 5 km, 10 km, 25 km e le staffette in mare aperto. Ecco, completamente quello che ha detto l'onorevole Barelli, volevo aggiungere che Ostia è anche una piccola cittadella dello sport, in quanto bisogna non dimenticare che anche il centro olimpico della Finchia, che assieme al centro olimpico della Finchia costituiscono delle eccellenze nel mondo sportivo mondiale, non soltanto italiano. Abbiamo fatto, posso anche aggiungere, se noi abbiamo fatto due conti. Durante una stagione, negli ultimi anni, diciamo, l'indotto che hanno portato questi due centri di alta specializzazione, specialmente quello della Federazione Nuoto, che ha addirittura 80 stanze e ha delle sale congressi importanti, abbiamo fatto il conto che sono stati portati in tutti questi anni, da quando è nato, circa 700-800 milioni, e che sono stati distribuiti, diciamo, sul territorio in termini di bar, ristoranti, negozi ed altro. Io credo che questa è la strada su cui si può generare, diciamo, una prospettiva di accoglienza a 360 gradi. Purtroppo Roma, l'ha detto prima Maurizio Gasparri, è ricordata nel mondo per il Colosseo, per il Vaticano, ma il turista ci rimane solo 2,4 giorni di permanenza, quindi significa lascia pochi soldi, mentre invece a Parigi o a Londra ci rimane 5,6, significa che lascia circa 3 volte tanto quello che, diciamo, lascia il turista. Un conto è la presenza e un conto è la durata.
Noi dobbiamo aumentare a Roma la Ostia, la Durata, attraverso iniziative che non siano solo vedere il monumento. Purtroppo l'Italia è stupenda, purtroppo per i soldi di Roma, e quindi il turista tende ad arrivare a Roma, guarda Roma in un giorno e mezzo, prende il treno, in un'ora e dieci sta a Napoli e vede il Golfo di Napoli, in un'ora e 25 minuti va a Firenze e in tre ore e mezza va a Venezia. Quindi c'è una lotta anche per gestire e per, diciamo, dividersi il turismo. Ecco, Roma deve anche attraverso lo sport sicuramente essere ai primi posti per catturare la presenza dei turisti del mondo. Ecco, questa bellissima carrellata di questa inaugurazione della sede, volevamo cedere anche la parola a Maurizio Perazzola, ex consigliere regionale, consigliere municipale, è stato l'unico consigliere municipale. Sono partito dalle carriere scendere. Grazie, io tanto. Nonché anche il grande sportivo, ex ginnasta, eccetera. Tanto ringrazio Renzo che quattro mesi fa, dopo aver fatto l'incontro con Gasparri e con Paolo Barelli, come ha detto Paolo, ci mettiamo il cuore perché siamo stati eletti entrambi qui nel 2001 con Forza Italia e saremo sempre Forza Italia. Noi abbiamo cominciato con Pallotta ad incontrare già da quattro mesi tutto il mondo produttivo di questo territorio per cominciare a capire le stanze, le esigenze e anche la visione. Perché il nostro progetto che abbiamo preparato per questo territorio è 2020-2025, dobbiamo avere una visione, una progettualità e soprattutto una strategia per raggiungere gli obiettivi. Come ha detto Paolo Barelli, su Roma ci saranno grandi eventi, grandi manifestazioni, nel 2022 campionati europei di nuoto con 52 paesi, 1500 atleti, 800 giornalisti e 150.000 persone che saranno presenti qua per seguire tutte le manifestazioni. Una parte di queste si svolgeranno sul nostro territorio, perciò dobbiamo preparare tutto il mondo produttivo, i ristoranti, gli alberghi, tutti prepararci per essere pronti ed accoglienti per ricevere queste grandi opportunità. Non ci dimentichiamo poi che nel 2025 ci sarà il Giubileo a Roma, un'altra grande opportunità, ma se siamo impreparati, non siamo pronti, organizzati, c'è il rischio che facciamo brutte figure. Ecco, per farla breve, adesso noi dalla prossima settimana con Barelli e con Gasparri faremo il secondo giro di incontri sia qua in sede che presso le realtà produttive per ultimare il nostro progetto e la nostra visione, che poi sarà presentato Roma Municipio 10, 2020-2025. Dobbiamo essere pronti per cogliere tutte le grandi opportunità che saranno su questa nostra città e sul nostro territorio. Ringrazio Gasparri, ringrazio Barelli, ringrazio Pallotta che sono da quattro mesi che trottiamo, ma siamo ancora giovani, gagliardi, ma soprattutto ci mettiamo il cuore. Grazie a tutti. Grazie, siete stati tanti, si può fare anche così, ma speriamo di vederci da vicino. Adesso...